Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo incontro su specismo e antispecismo, che questa sera verterà sulla questione animale nel pensiero di alcuni filosofi della tradizione cosiddetta continentale. Allora, presento subito gli ospiti di questa sera. Abbiamo Massimo Filippi, professore associato di neurologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, neuroscienziato, autore di più di 700 saggi e di 10 volumi nell'ambito delle neuroscienze. Da anni si occupa, oltre che di neuroscienze, anche di questione animale da un punto di vista filosofico e politico. È socio fondatore della rivista, scusate, dell'Associazione Oltre la Specie, membro della redazione di Liberazione, rivista di critica antispecista, e autore di più di un centinaio di saggi su varie riviste e articoli. L'altro ospite è Giancarlo Calciolari, psicanalista e scrittore. Allora, per introdurre la puntata di oggi, inizio parlando di un libro di cui Massimo Filippi, assieme a Filippo Trasatti, ha curato l'edizione italiana di recente. Questo libro si intitola Zoografie, la questione dell'animale da Heidegger a Derrida, autore Matthew Calarco, che è un filosofo statunitense. E noi siamo qui in sostanza per prendere spunto dalle tesi di questo libro. In questa nostra chiacchierata. Allora, leggo proprio dalla presentazione del libro sul sito della casa editrice, leggo due parole. Matthew Calarco, attraverso la rilettura dell'animalità dal punto di vista di alcuni tra i maggiori pensatori continentali contemporanei, mette a nudo il fondamento antropocentrico della tradizione filosofica occidentale per rendere possibile una riflessione che si confronti con le molteplici differenze dei mondi animali, senza ridurli a oggetti di pensiero o a soggetti del dominio. Allora, per iniziare ti chiederei, Massimo, se ci puoi illustrare molto brevemente qual è il nocciolo della visione antispecista di Calarco e diciamo, quindi, che cosa aggiunge al dibattito antispecista contemporaneo e qual è anche il nocciolo della sua critica diciamo, a quello che lui ritiene, credo, l'antropocentrismo della tradizione filosofica continentale. Sì, grazie innanzitutto per questa opportunità, per avermi invitato stasera. Credo Scusa, che grazie a te. figurati, grazie anche per l'introduzione. Credo che il punto principale che Calarco sostenga nel suo libro, che è la distinzione umano-animale che ha caratterizzato la nostra intera tradizione di pensiero, ma anche la nostra prassi quotidiana, sia ormai insostenibile per una serie di motivi. E che quindi proprio per questo motivo non vada più sostenuta. Cioè, la tesi principale che lui poi articola nel suo libro, appunto dialogando, come dicevi un minuto fa, con alcuni filosofi della tradizione continentale, è quella che dobbiamo prendere congedo da questa distinzione. Prendere congedo da questa distinzione ovviamente non significa perdersi l'indistinto, come alcuni hanno interpretato, cioè in una sorta di notte in cui tutte le vacche sono nere, ma appunto decostruire questa differenza che, appunto, come si diceva, è stata considerata il perno intorno a cui ha ruotato anche il nostro concetto dell'umano, al fine appunto di moltiplicare le differenze e mettere in scacco questa presunta differenza fondamentale, il che significa assumersi una maggiore quantità di responsabilità, non perdere in responsabilità, ma costruire quella che lui definisce un'etica aperta, un'etica senza contenuto a priori, dove appunto non stabiliamo a priori chi potrebbe avere un volto, per dirla semplicemente, e quindi richiederci un comportamento etico, ma aprirci alla possibilità dell'incontro, dell'incontro che è per definizione imprevedibile e quindi metterci in una sorta di esposizione vulnerabile all'altro da noi, che appunto chiamandoci in causa e rimettendo in questione la nostra esistenza apre alla possibilità dell'etica. Come dicevi tu, ovviamente questa serie di considerazioni partono dal lavoro sulla differenza e sull'altro, che è stato uno dei filoni principali della filosofia continentale novecentesca, sulla quale Calarco si appoggia, sottolineando tuttavia quei residui di antropocentrismo, più o meno evidenti nei vari filosofi con cui dialoga, che ancora limitano, diciamo così, l'applicabilità di questa visione continentale poi direttamente ad un pensiero rigorosamente antispecista. Quindi, da un certo punto di vista, l'operazione di Calarco è fondamentalmente quella di far dialogare la tradizione del primo antispecismo, un antispecismo di derivazione anglosassone con caratteristiche analitiche,
con appunto questa tradizione occidentale e continentale. Facendo che cosa? Mantenendo da un lato la conclusione dell'antispecismo di prima generazione, diciamo così, cioè la liberazione animale, ma modificando il percorso con cui arrivare a questa liberazione animale. Cioè, fondamentalmente mantenendo dritta la barra sulla liberazione animale, ma giungendovi attraverso un percorso di rimessa in questione dell'umano, della sua razionalità, della sua civilizzazione. Quindi fondamentalmente credo che il lavoro di Calarc, proprio questo lavoro messa in cortocircuito di tradizioni filosofiche differenti, al fine di ricostruire una visione e dell'uomo e dell'animale più benigne e comunque più consone con quello che conosciamo anche empiricamente oggi del continuum che esiste tra il cosiddetto mondo animale e il cosiddetto mondo umano. Ecco, direi che forse in poche parole questi sono i percorsi principali che si possono seguire in questo libro. Capito. Giancarlo, vuoi intervenire? Sì, entriamo appena allora negli autori di cui parla il libro, no? E mi chiedevo appunto, emerge il modo, no, della lettura soprattutto di Derrida e di Agamben. Mi chiedevo, oltre a quello che trova d'appoggio in questi due autori, mi chiedevo se ci sono delle obiezioni da parte di Massimo Filippi alla posizione di questi autori, cioè se si presta a questa questione, no? In particolare, se per fare un riferimento preciso rispetto, per esempio, al progetto di Giorgio Agamben, quello di arrestare la macchina antropologica. Cioè, una volta capito che la macchina antropologica è quella delle divisioni e delle esclusioni, è quella che manterrebbe questa differenza di specie, appunto, a cui viene accreditata, insomma, la stessa logica mortifera degli umani, e su questo posso anche essere ben d'accordo. Mi chiedevo appunto se rispetto a questi autori ci siano delle obiezioni anche da parte di Massimo. Io credo che da un lato il lavoro di questi autori sia fondamentale, perché non solo loro ma anche gli altri autori che il libro considera, che sono Heidegger e Levinas, fondamentalmente fanno un lavoro sulla differenza, no? Poi declinate in maniere differenti, ma il tragitto principale è un lavoro, come si diceva, sul concetto di differenza. E come dicevo un minuto fa, sicuramente l'apporto di Agamben, che è sottolineato anche da Calarco, e soprattutto la definizione di questa macchina antropologica, che forse vale la pena di descrivere con più precisione. Agamben dice che la macchina antropologica lavora, come dicevi tu, con un doppio processo di inclusione escludente e di esclusione includente, tuttavia all'interno dell'uomo. Per essere ancora più precisi, la macchina antropologica costruisce l'uomo attraverso una serie di operazioni di inclusione, ad esempio, della sua componente di vita animale, inclusione che però si traduce nella reintroduzione dell'animale all'interno dell'uomo tramite la sua svalutazione ed esclusione dallo stesso. Quindi c'è questo doppio lavoro della macchina antropologica che continua a ritracciare il confine, anche sulla base degli sviluppi tecnici, no? tra ciò che è umano e ciò che è animale all'interno dell'uomo. La critica di Calarco ad Agamben, che condivido, è quella che questa stessa macchina non ha solamente operato all'interno dell'uomo, nelle sue varie forme, moderna e premoderna, ma ha anche lavorato per dividere l'uomo dagli altri animali. E in questo forse ci spinge a considerare uno degli aspetti fondamentali di questo libro, a cui non ho accennato prima, che è appunto che se lo specismo è è un insieme di una ideologia da una parte che accorda
un privilegio a priori agli interessi dell'umano rispetto agli interessi degli animali, e al contempo una prassi di sfruttamento materiale. Noi abbiamo due modi per smontare questa macchina differenziale, che sono: uno, quello di dire non è vero che tra gli umani e gli animali esiste questo abisso di differenze che la nostra tradizione ha ricordato. In altri termini, gli animali non sono così diversi dagli umani, ovvero possono andare a riconoscere un proprio dell'umano, che generalmente sono nella tradizione religiosa l'anima, nella tradizione laica le funzioni cognitive, e poi andare a ricercare in quali animali questo proprio dell'umano è rintracciabile, e quindi espandere progressivamente il cerchio della considerazione morale. Questo è fondamentalmente quello che ha fatto la prima ondata del pensiero antispecista, che non siamo qua certamente a criticare. Non saremmo qua oggi se non ci fosse stato Peter Singer e Tom Regan, che pur con due prospettive differenti hanno compiuto però un'operazione di questo tipo: riconoscere ciò che è proprio dell'umano e vedere se questo proprio era rintracciabile in altre specie di animali. Detto un pochino più brutalmente, questa è un'operazione di vera e propria colonizzazione, cioè espande progressivamente il cerchio del mio proprio per includere poi degli altri propri che il mio proprio in qualche modo assomiglia. L'operazione che propone Calarco sulla scia di questi autori che hai ricordato è invece quella di compiere un'operazione diversa, come dicevo prima: moltiplicare le differenze in modo da mettere in scacco quella differenza principale ritenuta abissale, quindi riconoscere la differenza. Non mi interessa che l'animale sia uguale a me per riconoscergli una considerazione morale, anzi, se volete, l'etica parte proprio da qui, cioè il riconoscere l'altro da me e aprirmi appunto alla insondabilità del volto dell'altro, e viceversa non disporre più queste differenze in gerarchia. Quindi da un lato c'è un'operazione di dire non è vero che, detta un po' rozzamente, non esistono queste differenze, esistono più somiglianze che differenze. Dall'altra parte, questa è la posizione di Calarco, queste differenze ci sono, anzi moltiplichiamole, ma queste differenze non si organizzano in una gerarchia. Anzi, probabilmente devo accordare maggiore considerazione etica proprio a chi è diverso da me, e forse questa è proprio la caratteristica dell'etica anche nei suoi aspetti più tradizionali. Per Derrida, ovviamente Derrida è l'unico filosofo continentale che con chiarezza ha preso in carico la questione animale, ha riconosciuto che la questione animale è qualcosa che per dimensioni dell'orrore e per gravità dell'orrore non è più qualcosa a cui il pensiero può sottrarsi. La questione animale pervade ogni aspetto della nostra società nella sua immensa tragedia, e Derrida ha scritto delle pagine, soprattutto nell'Animale che dunque sono, dove questa tragedia non è più ignorata ed è espressa in chiare lettere. E poi, se ci pensiamo, tutto il lavoro di Derrida è un lavoro sul concetto di differenza e sulla decostruzione del concetto di differenza. Quello che Calarco critica Derrida è, diciamo così, la scarsa coraggio a tradurre poi, per quanto riguarda la questione dell'animale, questa decostruzione della differenza in una reale serie di indicazioni etiche che prendano davvero in carico l'animale. Soprattutto in alcune interviste che Calarco considera, che Derrida ha rilasciato, ad esempio ad Elisabeth Rubinesco, dove appunto dice sì, è vero, questa differenza è decostruibile, però tutto sommato preferisco, continuo a mantenere questo abisso che esiste tra l'umano e l'animale. Ecco, questa mancanza di coraggio in un pensatore che è stato altamente coraggioso per tanti altri versi è l'aspetto che Calarco critica maggiormente, sul quale credo di poter concordare. Posso intervenire io con una domanda? Allora, intanto certo. Mi dicono dalla regia che Massimo dovresti provare a riavviare il tuo video che si è bloccato, ma non è grave. Okay, io lo vedo bene. Anch'io devo riavviare il mio video. Comunque, a parte questo, penso che la cosa importante sia l'audio. Volevo farti una domanda. Certo. Mi interessa capire quali sono le conseguenze pratiche di questa visione di Calarco, diciamo, di questo antispecismo sicuramente più radicale e più, potremmo dire, forse politico rispetto all'antispecismo di matrice anglosassone,
che invece diciamo, spostava l'enfasi su una posizione etica, che si rifà poi tra l'altro anche a comportamenti che il singolo individuo dovrebbe adottare, no? Quindi quali sono le conseguenze pratiche di questa visione di Calarco e quindi per esempio qual è il suo punto di vista riguardo a, a scelte di vita, quali il veganismo o il vegetarianesimo o altro, diciamo, come le considera, semplicemente come modi con i quali magari un individuo può in qualche modo tacitare la propria coscienza, o anche lui, come la tradizione anglosassone, sostiene che quella sia via, diciamo, quella assieme ad altre ovviamente sia la via per arrivare alla liberazione animale. Sì, certo, le conseguenze pratiche, ovviamente, visto che per quanto abbiamo detto fino ad ora si assiste ad una sorta di ribaltamento a 180 gradi della visione antispecista precedente, ovviamente le conseguenze sono pratiche sono parecchie. Innanzitutto, riprendendo quello che stavamo dicendo un secondo fa, è questo spostamento dell'enfasi dal proprio alla differenza modifica le caratteristiche più strettamente identitarie del movimento animalista, no? Il movimento animalista si è arroccato spesso come un ulteriore diciamo così, movimento emancipazionista che porta all'attenzione un'ulteriore categoria di soggetti da considerare. Se viceversa lo spostamento è da un antispecismo del proprio verso un antispecismo dell'improprio, di ciò della differenza, ecco allora che comunque comincia a cadere quantomeno questo aspetto strettamente identitario. E l'altro aspetto credo che sia importante è quello che dicevamo prima dell'apertura dell'etica, dove io non stabilisco a priori chi può essere chi può beneficiare della mia considerazione morale, ma a priori do una considerazione morale universale o senza contenuto a priori, come dice Calarco, che significa che l'assunzione della prova, e questo credo che sia una conseguenza pratica fondamentale, passa dall'antispecista che deve andare a dimostrare che esistono degli animali che sono uguali a me, allo specista che mi deve dimostrare che certi enti viventi e senzienti non sono degni di considerazione morale, ad esempio. Ad esempio, ovviamente, come già sottolineavi tu, questo tipo di approccio che sposta la questione da un aspetto strettamente morale ad un aspetto politico. Se la nostra tradizione ha definito l'umano, la sua società, il nostro modo di vivere assieme, la nostra comunità, come una qualcosa che si costituisce in quanto differente dall'animale, se io vado a modificare il mio concetto di animale, necessariamente, specularmente, modifico il mio concetto di uomo. Allora, in questo caso, l'isolazionismo che spesso caratterizza il movimento antispecista si trasforma in un interesse per tutti quegli altri movimenti progressivi volti alla modificazione della società. Quindi, giustamente, come dicevi tu, la connotazione politica diventa fondamentale. Per dirla un pochino rozzamente, per rendere chiaro quello che stiamo dicendo, non basta più sostituire nel supermercato il bancone della carne con il bancone del tofu e del seitan, ma probabilmente si deve mettere in dubbio tutto un sistema di produzione, di rapporti sociali, di organizzazione gerarchica della società. Quindi il problema si sposta da un'emancipazione dell'animale ad un'emancipazione della società tutta, in cui a questo punto entra anche l'animale. Un altro aspetto a questi correlato, che diciamo così, forse meno diretto nel libro di Calarco, ma che si percepisce in molti autori di questa seconda ondata antispecista, è quello che, appunto, come dicevo prima, l'antispecismo non è più solamente un pregiudizio per il quale gli umani in qualche modo si sono costruiti una prevenzione verso gli animali che quindi sono stati svalutati, ma sottolinea questo ulteriore approccio soprattutto la componente materiale dell'ideologia specista, cioè interpreta lo specismo come un'ideologia giustificazionista volta a legittimare l'uccisione e lo sfruttamento degli altri umani. Allora, voi capite che anche qua assistiamo ad una torsione importante, dove appunto ciò che viene al centro non è più
tra virgolette, solamente l'animale, ma il rapporto umano-animale, anche dal punto di vista sociale e politico. E forse l'ultimo punto che Calarco sottolinea in maniera importante rappresenta un altro aspetto con grosse ricadute pratiche, è il fatto di rileggere in maniera differente la famosa frase di Bentham, la famosa domanda di Bentham che insomma, così, tutti conosciamo, che è appunto quella in cui si chiede, in cui dice non è importante se gli animali possono ragionare, possono parlare, ma la vera domanda è se possono soffrire. Ecco, possiamo leggere questa domanda in due modi, ponendo l'enfasi sul concetto di soffrire, e quindi metterci alla ricerca quegli aspetti empirici di cui dicevamo prima, cioè dimostrare che gli animali soffrono, che la loro sofferenza è simile alla nostra e che quindi dovrebbe importarci e da un punto di vista etico e da un punto di vista giuridico, oppure possiamo spostare l'enfasi su quello strano potere che si associa al poter soffrire e al poter morire, che è un potere dell'impotenza, no? Per cui se io sposto questa domanda, se sposto l'enfasi di questa domanda, ciò che viene in risalto è proprio questa impotenza della potenza della vita, per cui lo spazio di comunanza diventa uno spazio dove differentemente soffriamo e differentemente moriamo, ma comunemente soffriamo e comunemente moriamo. Ecco, anche qua le conseguenze pratiche ovviamente sono notevoli. Il problema quindi non è più riconoscere il mio volto nel volto dell'altro, ma se accetto questa posizione entra in quello che Calarco chiama uno spazio di indistinzione, che abbiamo già ricordato prima, che è lo spazio dell'incontro, dove io resto aperto alla possibilità di incontrare l'assolutamente altro che può assumere volti differenti che io a priori non posso stabilire. Detto altrimenti, forse in maniera ancora più semplice, è già il fatto stesso che noi siamo questa sera, già il fatto stesso che Bentham si è posto la domanda possono soffrire, che tanti altri si sono posti la domanda possono soffrire, vuol dire che c'è stato un incontro. Se io posso pormi questa domanda vuol dire che ho incontrato gli animali, che poi io risponda sì, possono soffrire da antispecista, o no, non possono soffrire rimanendo specista, l'incontro c'è stato comunque. E quindi credo che anche questo sia un... Ho capito. Una serie di considerazioni più o meno scolastiche sulla sofferenza degli animali alla preponderanza della vulnerabilità corporea e della nostra comune finitezza. Per tornare alla domanda che dicevi tu sul veganesimo, adesso Calarco non parla esplicitamente se lui è vegano o meno, ma io, avendo avuto una lunga corrispondenza con lui, credo di poter dire con ragionevole certezza che è vegano. Quindi la conclusione è identica. Quello che cambia è il percorso e il significato che assume questo veganesimo. Il veganesimo non è più uno stile di vita, ma è una sorta di apertura di una crepa all'interno della monoliticità dell'esistente dove qualcuno dimostra di potersi prendere carico della sofferenza dell'altro. Ecco, credo che anche questo che sembra essere un lieve spostamento, perché poi il risultato finale dell'operazione è lo stesso, si nasconde un'enorme differenza di vedute. Bene, io avrei un'altra domanda, poi c'è anche una domanda che viene dalla chat, però volevo prima passare la parola a Giancarlo. Se magari mi scrivete dalla regia quando esattamente dobbiamo chiudere, perché so che abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, così mi so regolare. Sì, per quello non so se... Sì, non so se c'è il tempo di porre questa domanda. Io vengo da un'altra lettura, completamente altra, tra l'altro rispetto abbiamo, a questo. Scusate, abbiamo altri 5 minuti? Sì. Beh, non so se vale la pena di porla, comunque incomincio a porla questa questione, Massimo. Nel libro, tra l'altro, guarda caso, appunto, Heidegger, Levinas, Agamben, e poi en passant Deleuze e altri, il più vicino alla psicanalisi parve in vita forse Jacques Derrida, si parlò persino se era possibile una psicanalisi derridiana,
e non c'è un confronto con la psicanalisi. È vero che la psicanalisi, non si può nemmeno dire la psicanalisi, bisognerebbe dire forse Freud e cominciare da lì, perché non c'è comunque in ambito analitico una riflessione e dei contributi attorno a questo. Io ho letto alcuni di questi autori, ho letto anche Agamben sull'animale, ho letto i due volumoni di Derrida sulla bestia e il sovrano, e in effetti non ci sono risposte da altri analisti. Ecco in breve la questione. Freud fa questa teoria che c'è in Tote e Tabù, dove c'è il pasto totemico, dove c'è l'uccisione dell'animale, no? Pone la questione dell'animale totemico. E qua non si può dire in pochi minuti. Questo animale verrebbe sacrificato, secondo due letture della psicanalisi, o al posto del figlio, è un po' così tutti gli ortodossi lo leggono, o addirittura, e questo è stato Jacques Lacan, al posto del padre, no? Lui dice che l'ariete nel mito di Abramo e Isacco non sta al posto di Isacco, sta al posto del padre, e in questo è freudiano, cioè il padre messo a morte, al posto del padre si erige l'animale totemico. Ora, ci sono delle distinzioni nel pensiero greco che non vengono date così, però non posso che metterle brevemente assieme, no? C'è Dio, il demone, l'animale, l'umano, e poi ci sarebbero altri due livelli ancora, il livello botanico e quello minerale. Nella letteratura abbiamo tutte le variazioni, nel senso che il dio greco è bestia, è un dio bestia soprattutto, no? È toro e tante cose. Ora, per esempio, rispetto a questo, la posizione di Derrida, io dico, se avesse usato di più i suoi due ultimi seminari, avrebbero dovuto intitolarsi La bestia e Dio. Nemmeno la bestia è il sovrano, per cui di questo si tratta. E anche in Nietzsche c'è questa questione. Nietzsche teorizza l'uomo divino e abbraccia il cavallo, no? Viene reputata la scena in cui ha perso la ragione e poi ha passato 10 anni in un asilo. Ora, è una lettura differente che faccio di Freud. Freud tocca il nervo, ma lì non resto freudiano, non la leggo come una produzione, diciamo, di animali totemici. Ecco la questione. Quella logica che include e esclude nella macchina antropologica è la stessa, tra l'altro, che ritroviamo tra gli psicanalisti. C'è, è basilare in Freud, c'è in Lacan, e sconvolse ambiti del femminismo. C'è, per esempio, che questa distinzione la fa tra la sessualità maschile e la sessualità femminile. C'è questa macchina, non solo spacca l'umano e l'animale, non solo spacca l'umano in sé, creando l'umano, il subumano e fino ai campi di sterminio, ma crea anche questa logica delle divisioni. Ora, la mia domanda, è chiaro che ci sono delle ramificazioni, ma è questa. Questa lettura dell'antispecismo nelle sue varianti che incomincio a leggere, io prima appunto ho letto queste cose ma non connettendo che c'era anche questa lettura, la questione che resta è dalla questione animale alla questione dell'animale, come la pone e come rilevi in Calarco, si può arrivare a uno statuto dell'animale che non deve più nulla all'animale totemico? Perché se posso dirlo, se noi salviamo l'animale, siamo ancora nella logica del totem, esige ancora molto di più lo statuto dell'animale. È la stessa questione, se riesco a fare un esempio, che se davanti alla macchina dell'inclusione e dell'esclusione io inserisco alcuni esclusi, non lo intacco e né lo intocco, non lo modifico per nulla il principio del terzo escluso che fa parte di questa macchina. Mi spiego, se io faccio entrare e santifico 1 milione di emigranti, mi serve solo per far barriera agli altri 4 milioni? C'è questa questione anche nelle letture che date dell'antispecismo, cioè che
che per esempio che se non mette in discussione l'umano avrebbe questa funzione. Cioè, sì, no, certo. Io apparentemente integrerei l'animale, ma al prezzo di non mettere assolutamente in discussione l'umano. E mi pare che questa questione che viene da Freud, ma che non si trova negli altri analisti, rispetto a questo mi sa che vado per una mia strada, ma mi pare che sia quella che mette, che tocca entrambi, non solo tocca, come ho detto, gli umani nelle divisioni tra di loro, non solo tocca questa differenza che state mettendo in discussione, e da qui viene il mio interesse, quindi umano-animale, ma anche è la stessa macchina che crea la differenza dei sessi, che non è la differenza sessuale, non è la differenza intellettuale. È un po' Giancarlo, complesso, ma insomma... Giancarlo, forse meglio se lasciamo rispondere, lasciamo il tempo, sì, esatto, al massimo di rispondere, se no sì, ci taglio. Ho terminato, sì. Sì, no, certo. Beh, ti ringrazio innanzitutto per questo ampio excursus. Ovviamente non posso rispondere a tutto, perché credo che ci servirebbero un'altra decina di trasmissioni. Il punto che hai toccato però alla fine credo che sia quello più rilevante per l'interpretazione del libro di Dall'Arco e in genere di chi si riconosce in quello che abbiamo cercato di tratteggiare come questo antispecismo di seconda generazione. Il problema non è far funzionare in modo differente la macchina antropologica, come dicevi tu. Il problema non è allargare il cerchio della considerazione morale, perché se c'è un cerchio ho una circonferenza, quindi c'è qualcosa che si trova dentro il cerchio e qualcosa che si trova fuori dal cerchio. Il problema, come dice Agamben, è arrestare la macchina antropologica, mettere la macchina antropologica in uno stato di arresto. Ovviamente è difficile pensare alle modalità con cui si possa arrestare la macchina antropologica, però abbiamo sicuramente degli esempi, ad esempio nel sabato ebraico, no? Dove nella festa, dove la legge non viene annullata a favore di un'altra legge, ma viene sospesa, e dove si crea un'altra volta uno spazio di distinzione, perché nella festa del sabato anche gli animali smettono di lavorare, non solamente gli umani. Cioè gli umani e gli animali si mettono in uno stato di inoperosità, che non vuol dire un non muoversi, ma un muoversi senza più scopo, senza più un fine determinato. Quindi mettere in arresto la macchina antropologica. Quello che poi tu dicevi sulla psicanalisi, ovviamente io non sono psicanalista e non mi avventuro in terreni dove anche gli angeli esitano, come dire il Bebeteson, no? Direi però che sicuramente, poi voglio dire, Derrida è spesso critico verso la psicanalisi, come sai benissimo, penso ad esempio al fattore della verità, no? Deleuze, che hai citato, nell'Antiedipo con Gattari, credo che smantelli la psicanalisi. Quindi sicuramente molti di questi autori, pur avendo una vicinanza con la psicanalisi, hanno avuto una vicinanza critica, e credo che sia nel quinto seminario, che poi Derrida considera anche sia nella Bestia e il Sovrano che nell'Animale che dunque sono, anche Lacan ha una visione piuttosto, come dire, ancora una volta di una distinzione abissale tra l'uomo e l'animale. Quindi, diciamo così, sicuramente comunque la corrente psicanalitica, o comunque il pensiero psicanalitico novecentesco, non entra nel libro di Dall'Arco, e appunto stavo cercando di pensare il motivo, probabilmente perché anche in parte gli autori a cui si riferisce talvolta, almeno talvolta, non sono stati teneri con la psicanalisi. Per quanto riguarda gli aspetti della visione di Freud e della formazione della civiltà, diciamo così, della sua scena dell'orda selvaggia che uccide il padre, sicuramente c'è anche un'interpretazione alternativa che forse è più interessante sul piano dell'antispecismo. Non abbiamo forse il tempo di trattarla, perché credo che il tempo ci è tiranno, però giusto due parole. Io penso a René Girard, no? Per cui la funzione del sacrificio e la messa a morte dell'animale nell'evento
sacrificale ha una funzione diversa, che è quella appunto di ricompattare la società in uno stato di crisi, dove appunto la vittima sacrificale, che ha due caratteristiche fondamentali, quella di essere abbastanza simile a noi da poter riprodurre l'evento di crisi e quindi mettere in atto il meccanismo rituale, e dall'altro però ha la caratteristica di non poter rispondere alla violenza, quindi messa a morte il processo di violenza si arresta. Ecco, secondo Girard, il meccanismo che ha permesso la solidità e la costituzione della società umana è passato appunto attraverso il sacrificio animale, che permetteva di avere perennemente a disposizione quello che prima era di più difficile reperimento. Come noi sappiamo, molti dei sacrifici originari erano con vedove, con orfani, con lo straniero, cioè ancora una volta con chi era sufficientemente simile alla comunità che sacrificava, ma che non aveva la capacità di restituire il colpo. Ecco, l'animale risponde ancora meglio a questa caratteristica, perché appunto è pure questa visione specista, riconosce la sua somiglianza a noi, però ha la caratteristica fondamentale di non poter ribattere il colpo. E soprattutto, cioè, diciamo così, è materiale comunemente a disposizione, tant'è che nell'interpretazione di Girard la nascita dell'allevamento nasce... La nascita dell'allevamento è vista come la possibilità di avere perennemente a disposizione materiale sacrificabile. Ovviamente l'allevamento non nasce su considerazioni economiche, perché se avessimo fatto le giuste considerazioni economiche, considerando anche l'impatto sul pianeta e il disastro ecologico, non avremmo mai fatto l'allevamento. Probabilmente l'allevamento nasce grazie a questo sistema di avere a disposizione delle vittime sacrificali perennemente disponibili. Quindi ci sono anche interpretazioni differenti da quella di Freud, ma credo che il discorso qua si amplierebbe, vedo dal volto di Giovanna, un volto che mi interroga, che il tempo sta schiacciando. Abbiamo forato, come si dice. Beh, sì, più che altro ho paura che ci taglino d'imperio se non lo facciamo mai. Purtroppo è volato, io avevo altre domande che volevo porre a Massimo e spero che ci saranno altre occasioni in futuro. Intanto lo ringrazio moltissimo di aver partecipato, ringrazio anche Giancarlo e prossimamente su questi schermi. Ciao a tutti, grazie. Ciao.